Dunque, tutto in poche ore. Da una parte la clamorosa decisione dell'ex DS dell'Icari di fare un passo indietro e salutare il club, dall'altra l'investitura ufficiale di Pasquale Foggia per l'ex DS del Benevento, contratto di un anno. Ma cosa ha spinto dell'Icari ad assumere una decisione così sorprendente? L'ormai ex dirigente biancazzurro prova a chiarirlo, in realtà senza grande successo. Quello che ha detto il presidente era la cosa giusta, secondo me era quello da fare, perché lui sta lavorando da tempo a questa cessione ed era giusto che anche io facessi un passo indietro. Questa decisione comunque l'avevo maturata già da tempo. L'unico dispiacere vero, devo dire, al di là dell'attaccamento a questa società e a questa maglia, alla città e quant'altro, è di aver portato l'allenatore. Mi sono sentito un po' in colpa, ecco, nel senso non in colpa di averlo portato, naturalmente, di essere andato via io, questo sicuramente, però nello stesso tempo l'allenatore grande e vaccinato sa quello che deve fare, ha un buon rapporto con il presidente, avrà un rapporto buono con Pasquale Foggia e riusciranno poi a convogliare nel fare le cose per bene, ma non è una questione di tempistica, non è stato facile lasciare. Quindi non ci sono stati contrasti né con il presidente Oh, né tantomeno con domani l'allenatore? sera No, perché si è detto anche questo, con l'allenatore qualche frizione magari. no, assolutamente Massimo, domani sera sono a mangiare con il presidente, quindi contrasti pari a zero. No, con l'allenatore anche, divergenze di Anche vedute sul nessuna mercato. divergenza, No. di nessun genere. Decisione sofferta ma serena. Questa società ce l'ha a cuore, mi rimarrà a cuore sempre. Sebastiani è una persona, è un amico prima di tutto. Preferisco avere un amico e non un amico presidente. Si sentiva completamente scarico quindi dell'Icarri. Sì, non avevo più comunque quel momento di verve forte da poter realizzare quello che era il mio pensiero. Ho lasciato le consegne di quello che stavo facendo dei giocatori in uscita, punto. In uscita. Il resto vedranno tutto loro. Significa che Certo. quelli in entrata non li avevi proprio trattati? Mi sono fermato circa 10 giorni fa. Da ieri dunque il neo DS del Pescara è il 41enne Pasquale Foggia, accordo lampo. Ci siamo sentiti col presidente ed è stata molto, molto veloce, ma credo sia giusto così, perché Pescara, insomma, per accettarla basta pochissimo. Che squadra ha in mente, naturalmente con le idee di Baldini, Pasquale Foggia? Ma una squadra che diverta, diverta perché Pescara ha bisogno di questo, vive di questo, quindi sicuramente una squadra che faccia entusiasmare la gente, che è quello che insomma ci auguriamo tutti. Sarà un mix di giovani e di calciatori esperti, più o meno? Ma quella è la filosofia da sempre del Pescara, quindi la linea guida sarà questa. È ovvio che sappiamo che bisognerà fare delle operazioni, soprattutto dove oggi c'è mancanza di ruolo, ma con la calma giusta, perché non bisogna andare di fretta, bisogna valutare tutti i giocatori che si hanno oggi a disposizione e per poi, insomma, fare le scelte giuste e sbagliare il meno possibile. Senti, se ti dico invece Carrizo, Floccari, Foggia, estate 2012, il Pescara aveva appena centrato una promozione in Serie A irripetibile con Zeman in panchina, che cosa ti viene da dire? Eri ad un passo. Che sono arrivato con 12 anni di E ritardo. quindi va bene così lo stesso. Assolutamente.